Bentornati amici, oggi parliamo di nuovo di Adobe Dimension, un programmino molto simpatico di cui non vi ho ancora parlato approfonditamente. Andiamo a vedere come è possibile utilizzare Illustrator e Photoshop per creare degli asset 3D che poi potremo andare a utilizzare all'interno di Dimension. Cominciamo con il creare una forma molto semplice, stiamo andando a disegnare un poligono abbastanza semplice e lineare che ci servirà per creare un oggetto 3D che poi potremo piazzare all'interno del software Dimension e potremo andare a dargli una texture, un materiale e uno sfondo. Adesso, come potete vedere, io arrotondo un pochettino questi angoli, stiamo andando a creare quello che diventerà un bicchiere. Adesso io mando avanti veloce in maniera tale che non vi faccio assistere a tutta questa noiosa progettazione su Illustrator. Ci vediamo a progettazione terminata. Nel frattempo vi dico qualcosa che è necessario sapere riguardo a questa progettazione. Noi stiamo disegnando solo metà del bicchiere e metà del liquido che contiene, perché andremo a renderizzare l'oggetto 3D all'interno di Photoshop e useremo le stesse regole che segue Illustrator per la creazione di un oggetto 3D. Una volta che abbiamo finito, andiamo a creare un documento di Photoshop. Come potete vedere io seleziono un A4 giusto per avere un formato standard. A questo punto vado a selezionare i miei pezzi vettoriali e li importo come oggetto avanzato. Qui ho importato il primo che sarebbe il liquido, ora importo il secondo che sarebbe sostanzialmente il bicchiere. Ora purtroppo questi oggetti non vengono posizionati correttamente, quindi li devo riposizionare a mano. Fortunatamente ci sono le guide calamitate che mi vengono in soccorso. Adesso posiziono il bicchiere un pochettino meglio e siamo pronti per andare a incominciare. Intanto salvo il documento che non si sa mai. Ora, per creare un'estrusione 3D dobbiamo fare questa cosa, dobbiamo andare ad aprire il pannello 3D e dargli il comando corretto. Ci viene fatta una domanda e noi rispondiamo ok, ecco che abbiamo creato un'estrusione 3D, andiamo a dargli il template giusto però. Ecco che in questo modo abbiamo creato esattamente l'effetto che volevamo, però come potete vedere c'è un foro nel centro del nostro solido, noi non vogliamo questo foro, quindi andiamo a rimpicciolirlo in maniera tale che il foro non sia più visibile. Così dovrebbe andare bene, io ingrandisco un pochino questa finestra così vedo meglio. Andiamo a controllare, non è facile da vedere questa cosa, anche perché devo dire che la renderizzazione in tempo reale lascia un po' a desiderare. Diciamocela tutta, Photoshop non è nato per fare 3D e probabilmente non lo farà mai bene come altri software che sono dedicati. È molto meglio per fare altre cose. Una volta che abbiamo aperto il pannello 3D, rifare il procedimento è più semplice. Andiamo a dare esattamente lo stesso template e se ci ricordiamo il numero che abbiamo usato la prima volta possiamo anche replicarlo per avere esattamente lo stesso effetto. Una volta fatto questo siamo pronti a esportare le nostre risorse come degli asset 3D. Andiamo quindi a selezionarle, andiamo a selezionare 3D e Export 3D Layer. Ora il formato che ci interessa è OBJ perché è l'unico di quelli disponibili che viene letto correttamente da Dimension. Andiamo quindi a fare i nostri export di entrambi i pezzi perché la mia versione di Photoshop ha un bug e non mi permette di consolidare gli oggetti 3D. Bene, eccoci finalmente all'interno di Dimension, l'abbiamo quasi trascurato durante questo video che pure gli era dedicato. Andiamo a creare un nuovo documento e la prima cosa che facciamo è che andiamo a importare un modello 3D. Andiamo a prendere i pezzi che abbiamo creato. Quando si fa l'export da Photoshop vengono creati un'infinità di pezzi diversi, ma noi l'unico che possiamo importare è il file che si chiama .obj, quindi andiamo a recuperare quei due file e vediamo che qui sono comparsi effettivamente due asset che sono stati importati correttamente all'interno del nostro progetto. Ora, una cosa che possiamo fare è rinominarli subito, in questa maniera non diventeremo matti dopo. Adesso sono due pezzi, ma se fossero di più diventeremmo veramente matti dopo se non li nominiamo subito. Io zoomo indietro nel mio progetto perché il bicchiere è più grande di quello che era previsto dal quadro ed eccolo qui. Abbiamo il nostro bicchiere che è un oggetto 3D perfettamente collocato all'interno del nostro spazio virtuale. Ora noi possiamo andare ad assegnare un materiale a questi pezzi, per cui io posso selezionare il liquido e dargli un materiale, posso selezionare il solido e dargli un altro materiale.
Ovviamente qui massimo spazio alla sperimentazione, nel senso che io potrei mettergli per esempio una texture di vetro rotto, potrebbe essere un effetto molto carino, in realtà non posso sapere come verrà fuori fino a quando non ci provo perché non conosco ancora bene questo applicativo. La cosa migliore è affidarsi forse alla nomenclatura, per cui un effetto vetro sul bicchiere dovrebbe essere la cosa che rende meglio in assoluto. Andiamo a vedere se esiste una possibilità di un liquido meno fantasioso. Questo dovrebbe essere birra, questo dovrebbe essere olio, ma forse mi piace di più questo rosso. Potrebbe essere una gelatina, così come potrebbe essere un vino. Poco importa, in fin dei conti quello che mi interessa è farvi vedere le potenzialità. Una volta che abbiamo scelto, mettiamo tutto all'interno di una cartella e così abbiamo il nostro oggetto che si sposta tutto insieme, altrimenti avremo i due pezzi separati. Tenendo premuto Shift posso sollevarlo, è calamitato e quindi si ancora perfettamente al pavimento. A questo punto, altre cose che possiamo fare sono aggiungere delle luci per illuminare il nostro oggetto. In questo modo, per esempio, qui sto aggiungendo delle luci ambientali, posso andare a sperimentare anche qui fino a quando non trovo quella che mi piace di più. Forse la cosa migliore per riuscire a renderci conto di che luci mettere è scegliere prima un ambiente, perché a seconda di questo ambiente le luci potrebbero, anzi saranno sicuramente diverse. Match Image, questo è quello che fa veramente la magia, perché colloca automaticamente il nostro oggetto 3D sul piano, leggendo le informazioni dalla nostra foto. Questo è veramente stellare perché colloca l'oggetto facendoci risparmiare un sacco di tempo. Adesso posso andare a giocare con le luci, ora che mi rendo conto di com'è posizionato il mio oggetto nello spazio. Adesso posso andare a ruotare le luci che ho posizionato in maniera tale da dare esattamente l'effetto che voglio sopra il mio oggetto. Vediamo che l'ombra gira, la luce gira ed è tutto a quanto pare molto realistico. In fase di export dovrebbe diventarlo ancora di più perché in questo momento noi stiamo guardando un'anteprima. Una volta che viene esportato dovrebbe essere assolutamente fedele alla realtà. Proviamo a cambiare le luci, io le spengo e quindi il nostro oggetto diventa nero. Andiamo ad aggiungerne delle altre, vediamo un po' cosa riusciamo a ricreare. Qui bisogna giocarci un pochino perché a seconda dell'oggetto che stiamo utilizzando e a seconda dello sfondo che stiamo utilizzando l'effetto potrebbe essere assolutamente diverso. Questo potrebbe non dispiacermi, in fondo è un oggetto di vetro quindi ci sta che abbia un po' di trasparenza. Vediamo se lo spostiamo un pochino. Notare che io posso sollevarlo e l'ombra viene via insieme a me. Dopodiché posso riappoggiarlo, è sempre calamitato, quindi non corro il pericolo di non riuscire più a rimetterlo a posto. Se gli cambio la texture, vedete che posso anche essere fantasioso. Questo è un bicchiere traforato da cui il liquido non fuoriesce. Questo invece è un bicchiere moderno, è un bicchiere di metallo, eccoci qua. Queste sono tutte possibilità su cui posso intervenire anche successivamente. Una volta che io ho salvato il mio documento con all'interno il mio oggetto 3D, qui cos'è successo? Ok, notare bene, il liquido non è perfettamente all'interno del bicchiere. Allora, adesso che cosa facciamo? Andiamo a selezionare, intanto andiamo a ruotarlo, andiamo a ruotare il nostro gruppo, quindi ruotiamo sia il bicchiere sia il liquido insieme. Andiamo a selezionare il liquido, andiamo a prendere lo strumento sposta. Grazie a questo strumento noi possiamo rinfilare il liquido al suo posto, quindi ricacciarlo dentro nel bicchiere. Adesso cerchiamo di capire se la cosa ha effettivamente funzionato. No, ok, così sto girando solo il liquido. Seleziono il gruppo, vediamo se ha effettivamente funzionato. Ok, forse l'ho cacciato un po' troppo dentro. Riselezioniamo il liquido, riprendiamo lo strumento sposta. Adesso lo facciamo slittare un pelino, ecco, appena appena. Adesso se ruotiamo nuovamente il nostro gruppo, non il liquido ma il gruppo, vediamo che adesso non c'è nessuna fuoriuscita, quindi adesso è perfettamente all'interno. Bisogna fare attenzione a questi dettagli perché lasciare una progettazione 3D con un errore di questo tipo poi diventa complicato da correggere se non ce ne accorgiamo perché poi non ci ricordiamo più cosa abbiamo fatto. Andiamo a vedere se possiamo avere un effetto un po' più carino. Questo sarebbe vetro ghiacciato, qui abbiamo il vetro rotto. In effetti la cosa migliore probabilmente è il vetro normale. Andiamo a vedere se possiamo avere delle possibilità migliori per questo liquido. Qui abbiamo l'acqua, possiamo avere un semplicissimo bicchiere d'acqua. Possiamo anche avere un bicchiere di birra. Tutto sommato adesso mi farebbe un gran piacere avere un bel bicchiere di birra, ma questo è virtuale. Per cui adesso che cosa possiamo fare? Possiamo andare a esportare il nostro progetto, quindi lo rinominiamo. Andiamo a impostare una qualità d'uscita. Io la imposto bassa in questo momento perché impostarla alta ci mette molto molto tempo.
Ok, come sempre vi ho risparmiato il tempo di attesa. Qui abbiamo il file di Photoshop che ovviamente è in bassa, quindi non si vede benissimo, ma se l'avessimo fatto in alta io ci avrei messo un sacco di tempo in più e avrei potuto ingrandire maggiormente il mio risultato finale. Vi faccio semplicemente vedere che cosa abbiamo qui dentro. Abbiamo il render del nostro bicchiere, abbiamo la nostra immagine, quindi abbiamo il prodotto su sfondo bianco e il prodotto collocato all'interno di un ambiente. Questa, devo dire, è un po' una pecca, nel senso che io mi rendo conto che quando cancello l'ambiente continuo a vedere i riflessi all'interno del bicchiere. Quindi, se io voglio fare questo giochino di avere il prodotto su bianco e poi il prodotto collocato all'interno di uno spazio, devo fare un doppio export. Devo fare un export con lo sfondo e un export senza lo sfondo. In questo modo dovrei riuscire ad annullare questi riflessi, questa trasparenza più che i riflessi, perché i riflessi vanno bene, ma io non voglio vedere cose attraverso il bicchiere, voglio vedere il bianco se ho dietro solamente il bianco. Altre cose che ci sono all'interno di questo file sono la mappa della profondità che possiamo utilizzare per trasformare questa immagine in una foto 3D, per esempio su Facebook. Abbiamo poi una divisione cromatica degli oggetti che ci permette di fare delle selezioni con precisione anche adesso che il documento è stato esportato. Abbiamo uno sfondo bianco che io fondamentalmente non uso, però nel momento in cui spengo il livello dell'immagine posso vedere come starebbe il mio prodotto su uno sfondo bianco. Questo è un bicchiere che abbiamo quindi renderizzato noi partendo da una progettazione di Illustrator che poi è stata resa 3D in Photoshop. Ora io vi dico una cosa, fare questa progettazione mi è costato un'infinità, ma veramente un'infinità di tempo per una progettazione che è di una banalità allucinante, perché disegnare un bicchiere in Illustrator io ci metto 30 secondi secchi a farlo, compreso il liquido. All'interno di Photoshop ho trovato una serie spropositata di bug, di crash immotivati. Insomma, questo sistema io ve lo faccio vedere perché ho visto che molti lo usano. Immagino che su molti dei vostri sistemi funzioni senza problemi. Sul mio sistema ho avuto un problema dietro l'altro e questo mi porta a dirvi che secondo me questa non è assolutamente la maniera giusta di realizzare gli oggetti, gli asset 3D da utilizzare all'interno di Dimension. Secondo me questi asset vanno acquistati da piattaforme dedicate come Adobe Stock oppure vanno creati all'interno di programmi che permettano la generazione di asset 3D in maniera seria, professionale e affidabile. Photoshop è il mio programma preferito in assoluto, qui ve lo dico. Però per creare questo oggetto è stato veramente un inferno, quindi Photoshop secondo me non è adatto a gestire degli oggetti 3D in maniera efficace, assolutamente non è adatto. Inoltre è molto limitato perché ha le stesse funzioni di Illustrator, quindi mi consente di fare un'estrusione e creare un oggetto rotondo o cilindrico, ma nulla di più. Quindi non vi aspettate di poter tirar fuori nulla di complicato. Certo, se dovete fare un bicchiere o una bottiglia, può anche andare bene. Credo che sia comunque meglio acquistare delle risorse già impostate da qualcuno che fa questo di mestiere. Perché una risorsa, un asset 3D fatto bene, vi cambia la vita, vi cambia il risultato finale. In questo caso io ci ho messo un sacco di tempo a fare un bicchiere che non è neanche bello, non è elaborato, non ha niente di che. Tra un crash e l'altro, tra un problema e l'altro, la risoluzione di un problema tecnico non dovuto al mio operato, ma dovuto a una risposta non precisa del software, ci ho messo veramente un'ora soltanto per fare la progettazione 3D all'interno di Photoshop e se avete seguito il video vi sarete resi conto che in circostanze normali avrei dovuto metterci pochi secondi. Quindi, questo è per dirvi che è possibile fare queste cose con la suite di Adobe. Io ve lo sconsiglio caldamente. Vi consiglio piuttosto di procurarvi degli asset 3D fatti bene, fatti da qualcuno che li sapeva fare e che quindi li ha fatti meglio di quello che avremmo saputo fare noi. Questi asset, il più delle volte, sono a pagamento, ovviamente, però spendere 30 euro, 30 dollari, quello che è per un asset 3D, se state facendo un progetto pagato, non è neanche tanto. Quindi, il mio consiglio è questo. Sono contento di essere riuscito a portare comunque a termine questa progettazione per farvela vedere e spero onestamente di non doverne fare mai più nessun'altra utilizzando questo sistema. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.